Piano dato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle. Continuiamo la lettura del libro di Suor Begè, La Passione del Signore riferita da Lui. Siamo nella lettura del capitolo parte 22, mercoledì 3 gennaio 1995. Allora richiamiamo in noi lo Spirito Santo per leggere e meditare questo capitolo. Ringraziamo nostro Signore Gesù Cristo per queste perle. La Santa Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo. Orbene, una realtà mistica possiede le caratteristiche della realtà, pur sorpassando la comprensione degli uomini. Così dunque la Santa Chiesa è il vero corpo di Gesù Cristo e questa realtà è. La Santa Umanità di Gesù Cristo è dunque tutta intera nella Santa Chiesa, e allo stesso modo che il corpo di Gesù Cristo era destinato alla gloria del cielo, così anche è per la Santa Chiesa. Essa è composta dai corpi dei figli di Dio, che dopo il loro battesimo diventano dei corpi destinati al cielo, perché destinati a rispondere al loro stato di grazia, con un comportamento appropriato, che deve assicurare ad essi, a causa della vita divina, la loro partecipazione a quella stessa vita divina. Orbene, ogni corpo animato dalla vita divina è unito al corpo di Gesù Cristo, da cui la vita divina fluisce in quest'altro corpo. La Santa Chiesa è dunque costituita da un corpo che riunisce in sé, nel cielo, tutti i corpi che ricevono la loro vita da quel divino generatore. Ma poiché quei corpi sono appesantiti nel loro cammino che li conduce al loro fine, il loro stato è ancora apparentemente distante dal corpo divino, benché questi se li accaparri sempre più, ecco il significato a livello dei corpi di questa realtà misteriosa, che fa dire della Chiesa che essa è il corpo mistico di Gesù Cristo, che egli è la testa e che gli uomini, l'umanità, ne sono le membra. Prendo l'esempio di un corpo umano: quando un membro soffre, quel male è sofferto da tutto il corpo, nel senso che l'edificio corporale nella sua totalità ne subisce la conoscenza, perché esso è collegato alla testa, che esprime sia senza esteriorizzazione sia con tale esteriorizzazione. Ad esempio, i mali del ventre o quelli dello stomaco rallentano il passo oppure indispongono anche la persona a un punto tale che l'intero corpo è costretto a letto. Così, per la Santa Chiesa, le membra, ovvero gli organi vitali, sono i preti, i religiosi, i fedeli, i figli di Dio, li seguono nella loro situazione nevralgica. Dopo viene il resto dell'umanità, che subirà le conseguenze delle precedenti oppure costituirà dei freni alla loro vitalità. Ma non l'arresto, né ciò sarebbe simile al dover stare a letto. Ne consegue che ogni colpa e ogni rivolta di un uomo di Chiesa, rappresentante di Gesù Cristo, presso gli uomini, peserà pesantemente nell'insieme dei membri della Santa Chiesa, e più il numero degli uomini di Chiesa traviati sarà grande, meno buona sarà la sua Chiesa, che si rivoltano, sono dei batteri, delle temibili conseguenze per i fedeli, che sono più facilmente disposti a ribellarsi piuttosto che ad essere disciplinati. Ho sofferto molto per la flagellazione, ad essa fu la replica sanguinosa di quelle migliaia e migliaia di rivolte che feriscono a piccoli colpi e che si ripetono incessantemente. Quelle ferite sopportate nel tempo della mia vita terrestre continuano a ferire il corpo mistico di Gesù Cristo, e benché quelle ferite appaiono a quelli che le commettono come se Gesù Cristo ne sia esente, io le subisco altrettanto e più duramente di allora del mio corpo mistico di quelle che mi sono state inflitte al tempo dell'umanità di Gesù Cristo. Voglio far conoscere agli uomini le sofferenze che sopporto dall'inizio del tempo della terra fino a quando il peccato sparisca dalla faccia della terra. Nella mia santa umanità ho sofferto la totalità di ciò che può sopportare un corpo umano, poiché ho sopportato in modo mistico tutto ciò che non ho sopportato visibilmente e per mano dei miei persecutori. Ho sopportato la violenza delle bestie e la rapacità degli avvoltoi. Ho bruciato di tutti i fuochi
che hanno devastato la terra o ricevuto dei colpi di lancia prima di quello del centurione, sono stato soffocato, torturato nei visceri, sono stato sventrato e lapidato, ho conosciuto la solitudine tremenda dell'abbandono completo, ho conosciuto l'accanimento che medici poco scrupolosi possono praticare su degli esseri divenuti impotenti, sono stato malmenato, atterrato, battuto e più di tutto questo sono stato condannato alla pena di terrore dell'anima, allorché io ero stato santo. Rivivo questi momenti nella passione della mia Santa Chiesa, poiché quei tormenti sono quelli dei miei figli ed innocenti a causa della concrena che si è propagata e che corrode sempre più il corpo mistico di Gesù Cristo. In questo corpo rivivo la passione, la Via Crucis, la crocifissione, e presto la Santa Chiesa conoscerà le convulsioni dell'agonia. Allora la pace sfuggirà dalla portata degli uomini e coloro che avranno la fede diverranno degni figli dei loro predecessori che perirono per causa del santo nome di Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Abbiamo letto come la Santa Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo è il suo vero corpo mistico. E lui è la testa della Chiesa, cioè è il capo della Chiesa e noi siamo le membra di questo corpo mistico. Ecco che Gesù ci rivela che la sofferenza da lui vissuta sulla croce va al di là di ogni comprensione. Visibilmente noi pensiamo che sia morto sulla croce con dei dolori, ma in verità, in modo mistico e soprannaturale, ha vissuto tutti i tipi di morte violenti che si possono conoscere e ha subito la morte più brutale che possa esistere, con, come la descrive il nostro Signore Gesù Cristo, cioè la pena del terrore dell'anima. Quindi la massima paura possibile, con tutto l'inferno sotto la croce, nell'aria, mentre il cielo immobile non poteva intervenire, perché l'ordine di nostro Signore Gesù Cristo e del Padre Celeste era quello che gli angeli dovevano guardare e stare immobili. Anche loro vivevano, anche gli angeli vivevano nella divina volontà. E guai a coloro che hanno provato a intervenire, poiché violare la divina volontà avrebbe voluto dire essere uguale agli angeli corrotti che si sono ribellati contro Dio. A causa della creazione dell'uomo. E allora nostro Signore Gesù Cristo ci ricorda che tutto quello che lui ha vissuto sulla croce, la Chiesa dovrà viverlo di nuovo in modo visibile, invisibile, mistico e profetico nei nostri giorni, prima della sua seconda venuta, poiché questa sofferenza è necessaria, perché la Chiesa dovrà risorgere. Non è possibile che la Chiesa abbia miliardi, non è possibile che abbia milionari, che abbia delle banche, che sia intrinsecata con gli affari dell'anticristo e con il diavolo. Quindi questa Chiesa dovrà, questa Chiesa insieme a tutti i suoi membri, dovrà subire una tremenda persecuzione e crocifissione, perché poi dovrà resuscitare nel nuovo cielo e nella nuova terra, dove non ci saranno più il peccato, la corruzione, la violenza, la morte, la guerra. Vivremo tutti nella divina volontà rivelata a Luisa Picarreta. Sia lodato Gesù Cristo. Il cielo, attraverso profeti e mistici, ci avvisa dell'urgenza di avere in formato stampa i libri delle rivelazioni mariane.
per ricordarci quando non avremo internet e la tecnologia, a causa della guerra dell'Anticristo, degli eventi e profezie che si compiranno, oltre alle preghiere sacramentali che ci occorrono adesso, prima che siano impossibili da trovare. In descrizione troverete il link per accedere ai miei libri.